Buonasera, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. I titoli. Legato è preso a calci e pugni in casa sua da quattro rapinatori che erano entrati fingendosi poliziotti. Ore da incubo per un 37enne in zona Loreto, i banditi sono stati arrestati. A Turro invece un accoltellamento dopo un tentativo di rapina, episodi che alimentano il dibattito sulla sicurezza lanciato da Chiara Ferragni e proseguito tra VIP e politica. Corsico sceglie la soluzione dell'ordinanza anti-alcol per cercare di riportare un po' d'ordine nel centro e nei parchi dopo le 8 di sera, vietata la vendita da sport o chiusi i mini market. Città metropolitana ribalta le accuse di sindaci e comitati sulla discarica di Casorezzo. Noi applichiamo i regolamenti, dice il consigliere Simone Negri, ma è la regione che li scrive. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, arriva un nuovo operatore di monopattini condivisi a Milano. In città si raggiungerà quota 6.000 veicoli per un servizio sempre più richiesto. Due fatti di cronaca che hanno agitato le ultime ore a Milano. A Turro c'è stato un accoltellamento in seguito a un tentativo di rapina. Rapina invece andata a segno in un appartamento nella zona di Loreto. Il proprietario di casa è stato legato e picchiato dai rapinatori. È stata una notte di sangue quella che si è verificata a Milano tra giovedì 14 e venerdì 15 luglio. Un uomo di 28 anni è stato infatti accoltellato in zona Turro, in via Stamira ad Ancona, da un cittadino egiziano di 41 anni che è stato poi arrestato dai poliziotti con l'accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, l'accoltellamento è avvenuto al termine di una colluttazione. Il 41enne infatti avrebbe provato a rubare il telefono dalla tasca del 28enne, il quale, accortosi del furto, prova ad inseguire il malvivente che si era dato alla fuga. Il 41enne però tira fuori un taglierino sferrando due fendenti al torace del giovane, che a quel punto cerca di scappare, ma l'uomo non lo lascia andare e continua a colpirlo utilizzando anche un coccio di bottiglia fino all'arrivo della polizia. A poca distanza da Turro, in zona Loreto, negli scorsi giorni è avvenuta anche una violenta rapina che si è conclusa con un'indagine che ha portato all'arresto di quattro cittadini italiani di età compresa tra i 22 e i 52 anni, ritenuti responsabili di sequestro di persona, rapina aggravata e tentata estorsione. L'indagine inizia dopo la segnalazione di un cittadino italiano di 37 anni che denuncia di essere stato vittima nella sua abitazione di una rapina commessa da più persone con il volto coperto e armate di pistola. L'uomo ha infatti riferito ai poliziotti che alle ore 18:30 tre uomini avevano bussato alla sua porta dicendo «siamo della polizia». Il 37enne così aveva aperto la porta e i tre, dopo averlo spinto a terra, erano entrati in fretta nella sua abitazione e mentre uno degli uomini gli urlava di stare zitto e di inginocchiarsi rivolgendo il capo al pavimento, un secondo gli ha puntato la pistola in faccia e il terzo ha estratto da un sacchetto due coltelli e due fascette da elettricista con le quali è stato legato ai polsi dietro la schiena prima di essere colpito con calci e pugni. I tre inoltre hanno messo a soqquadro l'intero appartamento dal quale sono usciti, minacciandolo di morte se avesse chiamato la polizia, portandosi via un televisore, un computer, uno smartphone, scarpe, profumi, carte di credito, denaro contante, braccialetti e bigiotteria. Il 37enne il giorno dopo ha sporto denuncia alla polizia che nel giro di pochi giorni è riuscita ad individuare e fermare i sospettati che sono ora a San Vittore in attesa dell'udienza di convalida. Due episodi, quelli raccontati nel nostro servizio di apertura, che continuano ad alimentare il dibattito sulla sicurezza in città, un dibattito che va avanti da mesi ma che si era riacceso dopo le dichiarazioni dell'influencer Chiara Ferragni, a cui poi sono seguite risposte da parte del mondo della politica ma anche della cultura. Il tema della sicurezza torna a popolare il dibattito pubblico milanese. A sollevarlo è stata nelle scorse ore la regina dei social, Chiara Ferragni, che in una delle sue stories su Instagram ha lanciato il suo personale allarme, dicendosi angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci in città. Ogni giorno, racconta l'influencer, conoscenti vengono rapinati in casa, mentre piccoli negozi al dettaglio vengono svuotati dell'incasso giornaliero e persone vengono fermate
fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo, conclude Ferragni, e c'è bisogno di fare qualcosa. Da qui la decisione di appellarsi al sindaco Beppe Sala, che risponde così. Io non condivido quello che dice, però è un'opinione, che le risposte sono sempre attraverso il mio stile del lavoro. Lavoreremo ancora di più, ripeto, non condivido quello che lei dice, ma capisco che è un tema delicato, che c'è una sensibilità della città, è un periodo difficile. Nel colloquio quotidiano con i sindaci delle grandi città del mondo, problematiche del genere sono all'ordine del giorno. Cercheremo di fare ancora di più, ovviamente non per deresponsabilizzarci, ma precisando che la sicurezza dipende molto anche dall'opera del Ministero. Ne riparlerò in questi giorni, ripeto, io non considero la situazione drammatica, ma considero la situazione degna di attenzione, quindi ritornerò a parlare con la Lamorgese, cercheremo di rifare il punto sulle forze che arriveranno a Milano. Come avete visto, noi stiamo facendo la prima parte, le prime assunzioni le abbiamo fatte, e entro dicembre un altro 120 agenti saranno messi in campo. Le parole del sindaco non hanno impedito a numerosi esponenti del centrodestra di cavalcare le parole dell'influencer, tornando a soffiare sulle braci della polemica. Dopo la replica di Sala, Ferragni è tornata però sui suoi social, dove si è detta onorata e orgogliosa che il sindaco confermi di essere al lavoro sul tema della sicurezza, e sottolineando come la pronta risposta del primo cittadino rafforzi la sua fiducia nelle istituzioni, e aggiunge si dice dispiaciuta se le sue parole hanno creato strumentalizzazioni politiche o divisioni. Nel dibattito è entrato anche un altro personaggio pubblico legatissimo a Milano, tanto da averla cantata in tante delle sue canzoni. Interpellato sul tema, Roberto Vecchioni è di parere opposto a quello espresso da Chiara Ferragni, sostenendo che dall'amministrazione di Giuliano Pisapia in avanti, e dunque dal 2011, si sono fatti grandi passi in avanti su questo tema. Mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, anche se, ha sottolineato il cantautore, naturalmente ogni cosa è perfettibile, ma è troppo facile dire che non si è fatto nulla. Secondo Vecchioni, Milano va messa in un contesto più ampio, in cui i fenomeni di violenza sono simili a quelli che si verificano in tutte le metropoli. Anzi, conclude, forse a Milano ce ne sono meno, e io questa situazione fuori controllo non la percepisco. Problemi di sicurezza sono segnalati anche a Corsico. Qui il sindaco ha deciso di emanare un'ordinanza contro il consumo di alcol dopo le 8 di sera in centro e nei parchi pubblici. Un'ordinanza che comprende anche la chiusura dei mini market, dove spesso molte persone andavano a fare incetta di alcolici che poi bevevano in strada. Limitazione del consumo e somministrazione di bevande alcoliche degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto. Questo l'oggetto dell'ordinanza firmata dal sindaco di Corsico Stefano Ventura, e che vieta fino al 30 luglio dalle 20 alle 6 la vendita di alcolici da sporto e il loro consumo nel centro della città e nei parchi cittadini. L'ordinanza dispone anche la chiusura dei mini market e obbliga gli esercenti a pulire le aree limitrofe alle loro attività. Nell'ultimo periodo moltissimi cittadini ci hanno segnalato la presenza di degrado e problemi di sicurezza pubblica legati all'abuso di alcol, specialmente nei parchi pubblici e in alcune zone legate al centro cittadino. Per questa ragione abbiamo deciso di introdurre un'ordinanza sindacale che vieta il consumo di alcol dalle 20 di sera in alcune zone del centro cittadino e nei parchi pubblici, questo per tutelare specialmente il decoro urbano. Vieta anche la vendita per asporto dell'alcol e chiude alcuni esercizi commerciali di vendita al dettaglio sempre alle ore 20 che favorivano la vendita indiscriminata di prodotti alcolici, con i disagi che poi si ripercuotevano sul territorio. Queste settimane serviranno a capire se l'ordinanza abbia calmato le acque o se sarà necessario prorogarla anche nel mese di agosto. L'ordinanza sarà in vigore fino al 31 di luglio e deciderò in futuro se reiterarla a seconda di come la situazione procederà nei prossimi giorni.
Sono sempre più insistenti le richieste di ritirare l'ordinanza del Comune di Milano che impedisce di bagnare prati e alberi nei parchi pubblici. Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi, fa sapere che una parte notevole degli alberi piantati con l'iniziativa Foresta mi sono morti e i prati sono stati trasformati in bombe di calore di colore giallo. Il Comune, conclude Monguzzi, ritiri questa ordinanza che viene definita demenziale, che vieta di irrigare prati e alberi. Tutti i tecnici la giudicano sbagliata. Questa è l'opinione dei Verdi. Voltiamo pagina, ci occupiamo dei problemi del tassisti, categoria che è scesa in piazza in questi giorni, probabilmente lo farà anche nei giorni prossimi. Oggi però il focus è puntato sul problema dei tassisti abusivi, se ne è parlato con un'iniziativa della Regione. Riparte la campagna di Regione Lombardia contro i taxi abusivi nelle 115 stazioni di Ferrovie Nord e negli scali aeroportuali di Linate e Malpensa. Da venerdì 15 luglio sono infatti presenti messaggi sui maxischermi che invitano i cittadini ad utilizzare solo i taxi regolari e non quelli fuori legge, e a presentare la campagna è stato alla stazione di Cadorna a Milano l'assessore regionale alla sicurezza e immigrazione e polizia locale Riccardo Decorato, che ha illustrato i particolari. Noi riprendiamo questa campagna che avevamo iniziato un po' di tempo fa, un anno fa, lo riprendiamo e diciamo con molta chiarezza che abbiamo necessità che la questura di Milano faccia quello che ha fatto a Malpensa la questura di Varese. La questura di Varese a Malpensa ha irrogato 20 DASPO a questi abusivi, quindi l'invito che parte da questa campagna contro l'abusivismo è un invito al questore di Milano, ai DASPO, per allontanare dagli aeroporti, dalle stazioni, questi abusivi che continuano a svolgere la loro attività illegale senza colpo ferire. Intanto, dopo diverse settimane di sciopero per protestare contro l'articolo 10 del DDL concorrenza sulla liberalizzazione del settore, la protesta dei tassisti è stata momentaneamente interrotta, pronta però a ripartire per chiedere lo stralcio dell'articolo 10. La protesta è momentaneamente sospesa per i fatti che tutti noi conosciamo. È subito pronta a riprendere quando ci sarà chiarezza del quadro parlamentare. Sicuramente noi siamo fermi sulla posizione di stralcio dell'articolo 10 e se una riforma deve esserci, chiediamo che venga ripresa la riforma già in essere con la 12-19 e che comunque vengano stabiliti dei contorni chiari di ciò che si vuole fare, non una delega in bianco come purtroppo è scritto nell'articolo 10. Continuiamo a informarvi sul progetto per una discarica all'interno del Parco del Roccolo in comune di Casorezzo. Da tempo comuni e comitati accusano Città Metropolitana di aver autorizzato l'opera. Noi abbiamo però sentito il consigliere delegato all'ambiente di Città Metropolitana, Simone Negri, che ribalta la prospettiva e dice: noi applichiamo dei regolamenti, ma i regolamenti lui scrive la Regione ed è con la Regione che bisogna cercare una soluzione. Le responsabilità amministrative sono di Città Metropolitana, ma quelle politiche di Regione Lombardia. Simone Negri, sindaco di Cesano Boscone e consigliere metropolitano con delega all'ambiente, spiega la posizione della ex provincia in merito alle nuove autorizzazioni concesse a Solter per quanto riguarda la discarica nel Parco del Roccolo fra Casorezzo e Busto Garolfo. Gli uffici della Città Metropolitana di Milano hanno rilasciato una nuova autorizzazione per la discarica di Busto Garolfo Casorezzo a seguito di una sentenza del TAR che ha obbligato a rivedere il percorso autorizzativo eliminando una categoria di rifiuti, gli R5. A questo punto gli uffici non hanno avuto altra possibilità di dar seguito a una nuova istanza presentata dalla società che gestisce la discarica, facendo seguito, questo è il tema centrale, a una serie di leggi e regolamenti regionali che sono gli unici documenti, gli unici atti che normano
il posizionamento e l'apertura di una discarica. Infatti su tutti la legge di riferimento è la legge regionale dei rifiuti, il piano regionale dei rifiuti, documento che è stato appunto approvato qualche anno fa dal Consiglio regionale. Città metropolitana di Milano in questo non ha un vero ruolo politico, perché nessun atto, nessuna delibera è stata approvata dal Consiglio metropolitano di Città metropolitana di Milano. Quindi le responsabilità sono amministrative per quanto riguarda la città metropolitana, ma politiche sono esclusivamente di Regione Lombardia, a partire dal fatto che proprio il piano rifiuti individua i siti dove era presente una cava come i migliori, più adatti per aprire una discarica. Quello infatti è un criterio favorente. La domanda è quindi cosa sia possibile fare ora in concreto a livello sovracomunale sul tema della discarica. Credo che valga la pena, anziché fare propaganda come sento da parte di alcuni esponenti della destra regionale, aprire un tavolo e lo potremmo fare ad esempio in Commissione Ambiente di Regione Lombardia, proprio per affrontare senza infingimenti, alla luce delle leggi che ci sono, questa questione della discarica e provare a trovare nuove soluzioni. Oggi sono usciti nuovi dati sull'inflazione che continua a correre, in particolare a Milano si fa sentire più che in altre città d'Italia, e i problemi dell'aumento del costo delle materie prime possono influire anche sulle opere finanziate dal PNRR. Milano, infatti, lo ha fatto sapere il sindaco Sala, ha degli interventi già finanziati, ad esempio in edilizia scolastica, che però sono basati su prezzi ormai fuori mercato. Di conseguenza viene molto difficile fare le gare di appalto e il sindaco Sala chiede un intervento del governo anche in questo difficile clima politico. Al di là delle fibrillazioni del governo, le partite aperte sul tavolo devono andare avanti e sicuramente la più rilevante è quella per la messa a terra dei capitoli di spesa del PNRR che dovrà guidare la ripartenza del paese. E proprio su questo tema il sindaco di Milano Beppe Sala ha lanciato un allarme su un punto specifico, quello dei costi previsti delle gare. La crisi energetica e delle materie prime, che insieme alla guerra in Ucraina sta causando l'impennata dell'inflazione a livelli mai visti da decenni, comporta infatti anche una revisione costante delle somme necessarie a realizzare i progetti già finanziati con i fondi europei. Da qui la richiesta che il primo cittadino milanese ha fatto al governo e al premier Mario Draghi. Quello che noi abbiamo, quello che oggi il governo ci ha dato, mi soddisfa. Ci sono dei bandi ancora in partenza. Ho fatto una richiesta specifica: noi oggi non possiamo avviare delle gare, mi viene in mente per fare un esempio la gara per la scuola di via Pizzigoni, perché rispetto ai fondi assegnati sappiamo già che il costo dovuto all'aumento dei costi sarà più alto, e quindi ho chiesto di nuovo a nome dei comuni di avere su quei capitoli di spesa un rapido adeguamento affinché si possa partire, oppure una forma per permetterci di partire e poi si recupererà. Ma noi oggi non siamo su alcune gare significative in condizioni di firmare gli atti di gara, perché sappiamo che i soldi che abbiamo non bastano. Tra gli interventi che il PNRR andrà a finanziare a Milano, oltre a una decina di scuole da ristrutturare o abbattere e ricostruire, anche il progetto della nuova BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che sorgerà nel quartiere di Porta Vittoria entro il 2026. L'intero pacchetto di stanziamenti del PNRR in arrivo su Milano e sulla Lombardia ammonta in totale a oltre 3 miliardi di euro. Torniamo alla cronaca, c'è una richiesta di condanna per un fatto avvenuto poco più di un anno fa a Buccinasco, una vicenda particolare che riguarda l'incendio di una palestra, vediamo.
È arrivata la richiesta di condanna da parte dell'accusa per il dentista che aveva incendiato una palestra a Buccinasco. Il PM di Milano, Marina Petruzzella, ha chiesto 12 anni di carcere con le accuse di incendio tentato, incendio aggravato e attentato alla sicurezza di impianti di energia nei confronti della coppia responsabile di aver dato fuoco alla palestra Fit Boutique di Buccinasco la sera del 28 maggio dello scorso anno. Lui, Gianlauro Bianchi, 67enne originario di Crema, residente ad Assago, aveva uno studio dentistico a Buccinasco proprio sopra la palestra che ha incendiato con la complicità della compagna 64enne. Il movente, secondo l'imputazione, è da ricondurre alla ricerca di vendetta nei confronti della ex compagna che lavorava sopra la palestra, ma non si è escluso fin dall'inizio anche una matrice di tipo economica. L'uomo si era più volte interessato all'acquisto dell'immobile e sperava di deprezzarlo con un incendio. L'ipotesi dell'accusa, dopo aver oscurato le telecamere con una vernice bianca, ha cosparso di benzina i tubi di metano e dato fuoco a una lunga miccia a lenta combustione. Grazie alle immediate segnalazioni proprio da parte dei giovani proprietari della palestra che rientravano a casa la sera, i vigili del fuoco erano riusciti a domare le fiamme scongiurando esplosioni, ma i locali erano andati completamente distrutti. Ora la sentenza del GUP Livio Cristofano è attesa per il prossimo 21 luglio. Ringrazio la Procura, i Carabinieri e la Guardia di Finanza per l'importante indagine che ha portato allo smantellamento di una rete di spacciatori che aumentavano il principio attivo della canapa light per portare allo sballo i ragazzi creando sostanze illegali. Commenta così l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo Decorato l'operazione di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, svolta dalle forze dell'ordine a Trezzano sul Naviglio, dove è stato sequestrato un capannone nel quale venivano creati i derivati della cannabis. Viviamo in una città, ha proseguito Decorato, dove ormai si è persa ogni cognizione della legalità. Ci sono addirittura persone che sniffano in metropolitana tra un sedile all'altro e l'altro, incuranti tutto quanto li circonda. Qui Decorato si riferiva invece a Milano. In Lombardia esistono 200 industrie che operano nel settore aerospaziale e Milano ospiterà nel 2024 il congresso mondiale di questo settore. L'accordo è stato firmato oggi. La Lombardia fa un passo avanti anche nel settore dell'aerospazio. Nel 2024 la regione sarà infatti la capitale mondiale del settore, poiché ospiterà a Milano dall'11 al 18 ottobre la 75esima edizione dell'International Astronautical Congress, la più importante manifestazione mondiale del settore spazio. E in attesa dell'evento, al Belvedere di Palazzo Lombardia, nella giornata di venerdì 15 luglio, si è tenuta la firma del contratto tra la Federazione Astronautica Internazionale e l'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, che è stata ufficialmente incaricata di organizzare il congresso astronautico a Milano. Credo che sia un giusto riconoscimento. Il cluster dell'aerospazio per la Lombardia è uno dei più importanti, è assolutamente diffuso su tutto il territorio, con grandi aziende, start-up. E poi aggiungiamo che i centri di ricerca, l'università, costituiscono tutto un tessuto che ci pone all'avanguardia in questo ambito. Quindi è giusto che si realizzi a Milano, che a sua volta è una città attrattiva, capace di ospitare nel modo migliore questo importantissimo convegno. La firma dell'accordo costituisce così un lavoro iniziato da tempo che metterà ulteriormente in luce il comparto aerospaziale lombardo tra i più floridi del paese. Il settore dell'aerospazio è qualcosa che sul nostro territorio è veramente un'eccellenza. Noi qui abbiamo circa 200 aziende che operano nel settore, generiamo con quel settore circa un indotto di 7 miliardi di euro, ci sono 16.000-18.000 operatori del settore, quindi è sicuramente uno di quei settori che da qua ai prossimi 10 anni crescerà enormemente. Presente alla firma dell'accordo anche Alessandro Profumo, CEO di Leonardo, la principale azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, partecipata dallo Stato. Lo spazio è iper affascinante, ciò che si può fare con l'osservazione della Terra, ma anche con le telecomunicazioni. Pensate, con le telecomunicazioni
il cui costo sta crollando, veramente, quanto si potrà dare di servizio a popolazioni che vivono in aree dove è impossibile connetterle con il mobile come lo conosciamo noi o con le linee fisse. Insomma, veramente l'economia dello spazio e la scienza che gira intorno allo spazio, senza parlare poi delle esplorazioni della Luna, di Marte e quant'altro, sono fondamentali per la nostra vita futura. Torniamo adesso decisamente sulla Terra per parlare di monopattini. A Milano ne stanno arrivando altri in condivisione, lo avevamo anticipato qualche giorno fa, adesso è ufficiale, ci sarà un nuovo operatore, altri 750 mezzi. Palazzo Marino non si ferma sul fronte della micromobilità elettrica e autorizza l'ingresso nell'arena di un nuovo operatore che metterà a disposizione dei milanesi altri 750 monopattini in sharing. La società Bolt sarà però l'ultima a svolgere questo servizio, dal momento che il bando aperto da Palazzo Marino nel 2019 impone un tetto massimo di 6.000 mezzi circolanti in città, limite che, con quest'ultima autorizzazione, è stato ufficialmente raggiunto. Servizio che i milanesi, e non solo, dimostrano di apprezzare sempre di più. Tra il 2020 e il 2021 infatti si sono registrati oltre 8.500 noleggi al giorno per una percorrenza media di circa 1,5 km. Secondo l'assessora alla mobilità di Palazzo Marino, Arianna Censi, si tratta di dati che dimostrano come questo servizio sia utilizzato in modo complementare al trasporto pubblico locale per gli spostamenti dell'ultimo miglio. Uno strumento dunque utile per ridurre il numero di auto circolanti in città. Nello stesso tempo il Comune sta continuando nell'attività di monitoraggio e miglioramento sul fronte delle modalità di limitazione automatica della velocità nelle aree pedonali, ma anche sul rispetto degli obblighi di sosta. Era l'ultimo servizio per l'edizione Milano, tra poco il meteo, poi ci ritroveremo con l'edizione Pavia.